preferiti del gruppo, però dopo le buone partite che abbiamo fatto già contro Finlandia e Romania, speriamo bene, il gruppo lo vedo molto preparato e preparato e pronto per affrontare una squadra del genere, dopo vediamo cosa succede, perché comunque giochiamo con una squadra molto seria che si sta preparando. Ha fatto il torneo per Natale, adesso all'inizio dell'anno ha anche fatto già un torneo e sappiamo che è una squadra tosta e daremo il massimo. Michele, per te domani presenza numero 100 con la maglia azzurra proprio a Trieste, che è un po' la tua città per quanto riguarda l'Italia, che effetto ti fa? No, no, già 100 presenze sono molte, mi fa piacere, soprattutto qui a Trieste, e, possiamo dire il mio trampolino di lancio verso i campionati che ho fatto in Germania e in Francia, diciamo che il pubblico è amico, perché anche dovrebbe esserci un po' di famiglia, e sì, è una bella soddisfazione, sicuramente 100 volte in azzurro era già un sogno, all'inizio quando ho iniziato non potevo nemmeno immaginarlo, adesso sono molto fiero di questo sicuramente. Il Pala Trieste c'è un bel palazzetto, la gente di Trieste sono uno dei più grandi esperti di pallamano in Italia, perciò comunque penso che ci sarà molta gente, comunque chiamo tutti gli appassionati della pallamano che sono in giro qui attorno e soprattutto quelli di Trieste di venire a partire.